Buongiorno a tutti e benvenuti in ConfucioNet, io sono Simone. Oggi voglio parlare del programma di affiliazione di Amazon e soprattutto a tutti coloro che hanno da poco iniziato con questa nuova attività, questa esperienza. Ci sono molte persone che mi hanno chiesto qual è il plugin dove poter inserire i propri prodotti senza dover passare da, diciamo, tra virgolette, l'iframe, il codice HTML di Amazon e visto che Amazon ha ridotto la possibilità di utilizzare i propri API per i nuovi iscritti, vi faccio vedere come poter utilizzare un plugin molto semplice per inserire i propri prodotti e dare quel tocco un pochettino più di e-commerce rispetto magari alla classica scheda di Amazon. Partiamo intanto da che cosa sono gli API di Amazon e a cosa servono. Gli API che cosa sono? Sono praticamente delle richieste che vengono fatte dal nostro sito internet a il database e il server di Amazon per poter mantenere aggiornato quello che è la scheda dei prodotti, eventualmente aggiornare i prezzi, le immagini, se c'è un'offerta, se c'è un cambio di prezzo. Queste cose dovrebbero essere fatte naturalmente in maniera manuale, se si ha un e-commerce semplice, ma grazie alle API di Amazon e grazie ad alcuni plugin è possibile solo inserendo il nostro codice del prodotto, agganciare il nostro link d'affiliazione e tenere aggiornato questo prodotto con le variazioni dei prezzi e con eventualmente offerte o altre cose. Che cosa è successo? Praticamente Amazon da più di un anno ha modificato alcune politiche. Perché? Perché tantissimi diciamo, siti internet si sono affidati alle affiliazioni di Amazon per poter, diciamo, remunerare il loro traffico. Molti di questi siti internet non hanno vendite, ma la richiesta, diciamo, di informazioni all'interno dei database di Amazon rallenta un pochettino tutto il sistema. E allora il buon Bezos che cosa ha fatto? Ha deciso insieme a tutti i suoi tecnici di limitare l'accesso alle API a quelle persone che non fanno minimo di 3 vendite con il proprio e-commerce e quindi limitare la possibilità di accedere a questi a questa informazione. Allora, veniamo un pochettino a quello che possiamo andare a fare noi appena iscritti al programma di affiliazione e quali sono un pochettino le semplici inserimenti di link su il testo, eventualmente le immagini, per poi vedere questo plugin che ho già utilizzato per altri siti internet e in maniera abbastanza soddisfacente. Tanto, andiamo a vedere cosa ci dà Amazon appena noi ci siamo iscritti con il programma di affiliazione. Molto semplicemente ci dà il suo site stripe. Che cos'è? È una barra di navigazione dove noi possiamo andare a intanto scegliere un nostro prodotto. Mettiamo per esempio tavola da surf, decidere quale prodotto poter inserire con il link all'interno del nostro sito internet, per esempio Intei tavola da surf 305x76x15 cm, voglio inserirla nel mio sito internet, posso decidere se linkare il mio link all'interno di un testo e quindi ogni volta che le persone cliccheranno il testo andranno su questa scheda, o più semplicemente posso decidere di creare un iframe che mi darà questa scheda qui, che però a mio avviso è molto limitante, soprattutto per chi vuole fare un sito internet di affiliazione che sembri più come un negozio rispetto magari al singolo prodotto che noi vogliamo andare a promuovere.
Vi faccio vedere come abbiamo utilizzato questo plugin, che poi vi svelerò il nome. L'abbiamo utilizzato sul sito internet di una scuola di surf qui a Forteventura, che è Lobos Surf Forteventura.com, dove siamo andati a inserire i nostri prodotti senza l'API di Amazon e avendo comunque una scheda che permette all'utente di andare a cliccare e di comunque avere una sensazione un pochettino più commerciale della scheda del prodotto. Naturalmente, andando a cliccare qui, le persone vengono completamente inserite all'interno dell'e-commerce di Amazon con il nostro link di affiliazione. Questo serve perché possiamo naturalmente utilizzare i prodotti su una singola linea e decidere in quali colonne, sia una colonna, due colonne, tre colonne, quattro colonne. Poter decidere l'immagine, fare una breve descrizione, un titolo ed inserire il link. Questo è molto utile soprattutto a livello anche non solo estetico ma anche di conversione. Le persone cliccano e vanno direttamente all'interno del sito. L'abbiamo fatto per un bell'articolo su tutte le tavole da surf. Il prodotto in questione è Shop Page WP. Cosa ci permette di fare questo plugin, che è per la maggior parte delle funzioni gratuito? Quello che abbiamo utilizzato lì è completamente gratuito, le funzioni gratuite, ci permette di poter inserire immagini, testo e link di affiliazione e la scritta del pulsante, la call to action, direttamente all'interno del nostro sito. Ma la cosa più bella è che praticamente ci permette di organizzare i prodotti in categorie e poi, grazie agli shortcode, poter decidere quale prodotto, quale categoria di prodotto, oppure tutti i prodotti inseriti da noi all'interno del nostro e-commerce. Andiamo a vedere questo plugin un pochettino nei suoi settaggi, quindi andiamo intanto su sito di WordPress. Possiamo naturalmente aggiungere nuovamente il plugin, io già l'ho installato, quindi Shop Page WP è questo sito qui. Faccio io adesso l'aggiornamento perché non l'avevo aggiornato ed è un plugin molto semplice. Ci verrà inserito praticamente nella parte del menu di sinistra questa sottomenu Shop Page WP, dove possiamo andare a vedere tutti i nostri prodotti, aggiungere un nuovo prodotto, aggiungere una categoria di prodotto e andare nei settaggi oppure l'istruzione. Andiamo nei settaggi, così settate anche quello che abbiamo fatto noi. Il bottone, quindi la call to action, che potete andare a scrivere come volete voi, l'abbiamo deciso di andare a mettere acquista ora, ma voi potete andare a mettere scopri su Amazon, vedi l'offerta, quello che volete voi e quello che secondo voi diventa più, diciamo, facile per i vostri utenti andare a cliccare. Lo stile, quindi abbiamo tre diversi stili, il numero di colonne, quindi da 1 a 4 colonne. Se aprire il link in un'altra scheda, quindi non lasciare la vostra pagina, ma aprire un'altra scheda per andare su Amazon, l'immagine, l'altezza e la larghezza e se le immagini devono essere, tagliate. Categorie. In questa sezione possiamo andare ad inserire la nostra categoria che ci servirà poi da inserire all'interno dello short code. Quindi lo short code serve solo per decidere quale categoria fissare all'interno del nostro articolo. Se stiamo parlando di determinati materiali, inserire lo short code con la categoria dei nostri prodotti. Io qui ho fatto diverse categorie per un sito che parla di gel igienizzanti e posso andare ad inserire un nuovo prodotto. Il nuovo prodotto avrà sicuramente un titolo, quindi mettiamo prodotto 1. Il prodotto, l'URL, quindi quello
quello che servirà a noi è inserire questo link che ci dà Amazon, una breve descrizione, quindi descrizione, e qui il bottone che sarà il link che andrà a cliccare il nostro utente, dove noi però abbiamo messo di default acquista ora. Selezioniamo la nostra categoria, quindi associamo la nostra categoria, e qui possiamo andare a caricare la nostra immagine o selezionarla. Mettiamo per esempio questa. Andiamo a pubblicare il nostro prodotto all'interno di Shop Page WP. Andiamo adesso ad inserire questo nostro prodotto all'interno praticamente di una nostra pagina. Possiamo scrivere il nostro articolo, predisporre tutte quelle che sono le nostre considerazioni, la nostra, il nostro post articolo per poter aiutare l'utente a scegliere il prodotto. Adesso che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a vedere su Shop Page WP lo short code che ci aiuterà a inserire i nostri prodotti. Questo short code ci permette di inserire tutti i prodotti, ma noi vogliamo andare a prendere una categoria specifica, oppure possiamo anche decidere di mettere più categorie. Però pensiamo di andare a mettere la nostra categoria specifica. Copiamo il nostro codice, lo inseriamo all'interno, lo inseriamo però con il coso short code. Ok, andiamo a prendere la nostra categoria, che è un litro. Perfetto, pubblichiamo. Andiamo in anteprima e, come potete vedere, tutto l'ultimo prodotto con gli altri prodotti della categoria che noi avevamo già predisposto sono all'interno del nostro articolo. Andando ad entrare, entriamo nel nostro link, naturalmente entriamo in un prodotto che non è associato a quell'immagine, però, come vi ho detto, è molto semplice. Se invece siete già e avete già superato questo scoglio, vi consiglio di utilizzare Amazon Affiliate WordPress Plugin, che è un plugin veramente interessante e utile per creare le vostre schede di prodotto, tutto quello che riguarda eventualmente schede di comparazione, prodotti singoli con la scheda, i migliori venduti per categoria o per parole chiavi, le ultime, le offerte. Questo plugin, vi metto il link in descrizione, sia per il plugin con l'assistenza e il contratto di licenza, sia con la licenza GPL, che costa un pochettino meno. Ultima cosa che vi dico prima di lasciarvi, abbiamo creato un canale di Telegram dove creiamo e inviamo tutte le notizie del giorno inerenti i social, la SEO, il web marketing. Vi lascio il link in descrizione se volete iscrivervi e partecipare anche all'interno del nostro gruppo sulle discussioni, sulle richieste. Vi consiglio di iscrivervi al canale per avere maggiori informazioni e maggiori, diciamo, di questi video su quello che riguarda la SEO, il web marketing, i social network. Vi mando un saluto e un abbraccio da Simone. Alla prossima, ciao ciao.